Ragazzi, io leggo queste notizie e poi mi domando, ma come facciamo a essere tutelati noi? A mia zia gli sono arrivati 1.300 euro di bolletta di gas, abbiamo chiesto con l'avvocato una revisione, hanno detto di no, ma sapete perché? Perché il mondo politico è corrotto, volete che fanno legge per il popolo? No, fanno legge per le loro tasche. Corruzione, sospeso il vice governatore della Sicilia. Ma, e lui dice, certo della mia estraneità dei fatti, ok, ma ogni giorno c'è uno che se non è sospeso e addirittura poi ci sono gli arrestati, guardate caso Bari, cioè, ma noi ci dobbiamo fidare delle istituzioni? Che ogni giorno c'è uno scandalo? Per non dire ogni giorno trovano dei ladri?